Finalmente ho capito le leggi di Keplero. Ma prima facciamo un passo indietro e spieghiamo tutto con calma. Oggi capirai anche tu, in maniera semplice e veloce, le tre leggi di Keplero. Ma prima capiamo in che anno ci troviamo, comunque in che periodo ci troviamo. Beh, siamo nel periodo in cui Galileo aveva scoperto che la Terra non era il centro del sistema solare, ma anzi lei girava attorno al Sole. Quindi siamo intorno al 1600, qualche anno più o qualche anno meno. Giovanni Keplero era un astronomo, astrologo, un cosmologo, un filosofo della natura e luterano tedesco. E scoprì le sue leggi e voi direte, ma va, sì. Ma ora partiamo con il generico, quindi parlare genericamente delle sue leggi per poi andare a studiarne una a una. Piano piano. La prima legge parla della forma di un moto di rivoluzione di un pianeta e qui vi sconvolgerò un pochino, ma ne parleremo più avanti, quindi mi raccomando, vedetelo fino alla fine del video e mettete un mi piace. La seconda legge parla del moto di rivoluzione di un pianeta e la terza ed ultima legge parla del periodo di rivoluzione con la distanza media di un pianeta. Adesso partiamo con la prima legge di Keplero e la divisione ci dice che i pianeti hanno delle orbite ellittiche e il Sole occupa uno dei due fuochi. Ora purtroppo dobbiamo partire da delle basi matematiche che vi spiegherò in maniera molto semplice, partendo col capire cosa sono sti fuochi. Dobbiamo pensare che l'ellisse si è divisa nell'asse dall'asse cartesiano. Da B a da, quindi da B a da, si chiamerà A grande. Da C a D si chiamerà B grande. Cosa servono questi qui? Beh, ci serviranno poi per trovare il fuoco. Adesso capiamo, ma che cos'è veramente sto fuoco e come si trova, che cosa serve? Prima di capire che cos'è sto fuoco, vi devo precisare che A può essere sia positivo che negativo, come anche B. Bene, ora il fuoco detto C è uguale alla radice di A alla seconda per B alla seconda. Cosa ci serve sapere il fuoco e cos'è il fuoco? Beh, il fuoco è la posizione all'interno dell'ellisse dei due soli. Quindi tramite questa formula qui, sapendo quanto vale A grande più e A grande meno e sapendo quanto vale B grande più, B grande meno, beh, troviamo C e troviamo più o meno C. Quindi troviamo sia da questo punto A, quindi dove c'è A più, e sia questo punto qua dove c'è A meno. Un'altra proprietà del cerchio è l'eccentricità. L'eccentricità si trova facendo E uguale C fratto A e deve essere compresa tra 0 e 1. Allora, più ci avviciniamo allo 0 e più è a forma di cerchio. E ovviamente C sarà sempre più vicino al centro quando arriverà a 0, dove il fuoco sarà proprio al centro perché sarà un cerchio. Più ci avviciniamo all'1 e più è un'ellisse, quindi più diventerà questa forma qui, fino ad arrivare a un certo punto che arriva ad 1 e diventerà una linea retta. Bene, adesso vi chiederete, ma la Terra che eccentricità ha? Beh, la Terra ha l'eccentricità dello 0,017, quindi è praticamente un cerchio. E meno male che lo sia, perché se fosse un'ellisse avremmo uno sbalzo enorme di temperature che sarebbe invivibile. Per esempio avremmo un minimo di meno 150 gradi fino a un massimo di più 400 gradi, insomma una situazione quasi simile a Mercurio. Nella seconda legge ci dice, dove il raggio tra la stella e il pianeta è più lungo, il pianeta gira più lentamente. Dove invece è più vicino, beh, gira più velocemente. E ve lo mostro con questo esempio qua, perché infatti qui ci mette 24 giorni, ma anche qui ci mette 24 giorni. Qui lo spazio è minore rispetto a qui dove è maggiore. Ciò vuol dire che qui, essendo che lo spazio è maggiore e ci mette allo stesso tempo che qui lo spazio è minore, vuol dire che qui rispetto a qui va più velocemente rispetto a questo segmentino qua. E un'altra cosa strabiliante che ci dice che questa area qui è identica
a quest'area qui. Questo è cosa ci dice la seconda legge. Ma ora spieghiamo bene cosa ci dice la terza legge, che è un pelo più matematica, un pelo più complicata, ma io cercherò di spiegarvi in maniera semplice, e per questo dovete mettermi un bel pollice in su, e se non avete fatto iscriverci al canale. La terza legge di Keplero ci dice in sostanza che più i pianeti sono lontani, più girano lentamente, più sono vicini, più velocemente, tramite questa formula che sarebbe K uguale a R al cubo, che sarebbe la distanza media tra il pianeta e il sole, fratto T alla seconda, che sarebbe il periodo di tempo che il pianeta gira attorno al sole. Quindi noi facciamo un esperimento matematico. Noi sappiamo che la forza centripeta è la forza gravitazionale. La forza centripeta è 4 pi greco alla seconda fratto T alla seconda, che sarebbe il periodo di rotazione del pianeta, per R, per la massa del pianeta. Forza gravitazionale è G, che è una costante, per massa del sole fratto per massa del sole per massa del pianeta fratto R al quadrato. Noi li mettiamo in uguaglianza, essendo che sono uguali. Quindi cosa facciamo? Togliamo M, perché sono moltiplicazioni. Cosa ci ritroviamo? Beh, che R al cubo fratto T alla seconda è uguale a G per M e fratto 4 pi greco alla seconda. Allora, questo, se notate, è uguale a questo. Ma questo non è K. Ci credete che io vi faccio inventare questo K? Come? Beh, noi sappiamo che G è una costante. M, la massa del Sole, non può variare al momento. 4 è un numero, pi greco sappiamo che non varia, quindi questa qui è uguale a K. E abbiamo scoperto tramite questa formula che la formula di Keplero funziona come? Finalmente ho capito le leggi di Keplero. Ciao.